felice ragazzo, ragazzo. Fine la merda. Com'è che sta? Sei capace a farlo? Così è. Felice ragazzo. Com'è che è? Due. Twice. Raga, buongiorno a tutti quanti. Oggi è lunedì, è l'ultima puntata di The Voice. No. Questo cazzo di The Voice che ci sta accompagnando fino alla morte. Per favore, i Goonies non dicono morte. I fanboy LGBT non dicono cazzo. O comunque lo asteriscano. Quindi vi lascio qua sopra un sondaggino. È fada troppo sboccato? Sì, no, mia mamma non vuole. Cominciamo subito con The Voice, ultimo appuntamento per questa settimana, perché domani parte la nuova stagione. Ma nel senso che arriva la primavera finalmente? Speriamo a Gigi. Luigi D'Alessio, signore. E... volte che ho provato a scrivere erano le elementari. La A, la B, la G. È uscito quello che è uscito. Ah, boh, così è come consapevole che parlo che non va. Ma pazzo, non si può skippare. Dovrei essere anche non vinto che me ne vado proprio a casa. Ecco, vattene a casa. Posso buttare soldi a scuola che non sei. Ho studiato chitarra classica. Non me ne frega un cazzo. Vabbè, ma puoi capire un cazzo. Ma come, ho capito, suona la chitarra, fa l'architetto e ci ammorba la minchia a noi, vai. Vai, risvoltino. La signora Ventura c'ha qualcosa di impastato in bocca. Si chiama la solita musica. Chissà che cosa originale. Ho capito. Se chiudo gli occhi vedo il mare. Bel timbro. Sì. No, ho sbagliato. No. Vabbè, già prodotto in radio questa. La canzone dell'estate. Oh, è bravissima, ma non me ne frega un cazzo. Guarda, vorrei tanto essere un... Bravo. Mi si è girato. Che faccette che però che fa? Mi chiamo Domenico. Com'è che si chiama? Domenico. Ho 21 anni. 21 anni, sì, complimenti. Ma perché? Perché? Complimenti, non tutti alla tua età hanno 21 anni. Ma perché? Complimenti, bravo, bravo. Che come, no, grazie, grazie, quel pecuegno. Sì, scrivo vari pezzi. Sì. A me che cos'è la faccetta lì? Non avevo capito. No, ma. Morgan, sì, è suo. Non avevo capito che era tuo. Aspetta. Cioè, sembrava, sai quando ti sembra che il pezzo è già famoso, non so. Sì, perché sono tutti uguali. Perché non potrei valorizzarti nel modo giusto. Onestà intellettuale, dai. È suo il pezzo, eh? Sì, è suo il pezzo. Qua è uno che lo lasciamo. No, parlo. Come stai? Molto bene. Perché questa sto molto molto bene? Perché mi ricorda IMJ? Perché mi ricorda IMJ? Sono gli occhi del fallimento. Sì. Penso sia proprio la mia misura, cioè. E anche lo slogan. Io ti dico una cosa, che se vieni nella mia squadra è il Napoli, non farai la solita musica, farai la musica. La musica. Allora abbiamo coniato anche il neoretoricismo per i maschi. Per abbindolare non c'è solo maschi. Per le donne. No. Qua è professionalmente, abbindolare professionalmente. Team Luigi, vai. Grazie. Il sangue non è acqua. Allora. Io non parlo così tanto bene il napoletano. Ma neanche l'italiano, Elettra. Perché sì, lo sei, però è giusto già ammettere di avere un problema è il primo passo per risolvere, esatto. O per arrendersi a esso. Con paesani ci si intende. Però mi è piaciuto molto il tuo inedito. Bene. Inedito. L'ho trovato molto fresco. Sì. Mi hai ricordato vagamente Ed Sheeran. Sì, dei capelli forse. Proprio un complimentissimo. È proprio un complimento. Neanche lui ci crede, ma dove cazzo l'ha visto? Mi hai ricordato MJ, guarda un po' te. E non è un complimento. Che andando con Gigi o con Morgan sarebbe la solita musica. Quindi Team Elettra, bitches. Cosa? Che cos'è? Team Elettra, bitches. È il discorso più bello del mondo, ma convinto. Quando non è dialettica, perché comunque il neoretoricone l'ha già fatto tutto. Infatti ha detto, io non ho la dialettica. Allora, la metafisica la fa Morgan. Il neoretorico lo fa Gigi. Sì. Gue Pequeño ti ammaglia con la tutina, ti acceca. E a te cosa ti rimane? L'onomatopea. E il culo. E il culo. Però a umma, quindi. Cosa? Io ti dico tre parole. Team Elettra, bicis. Chi vuole capire capisci. Elettra comunque il team non è una stronzata, è pieno di donne. Team Elettra, bitches. Team Elettra. Se vuoi capire. Se vuoi fare un femminiel, te ne vai io. Comunque ammaliato da però, questa cosa. Però. Vai. Donne. Tutte donne, infatti. Io sono la pupa. Questa cosa. La pupa.
passerei. La pizza in coppa. No. Ma non è la pizza in coppa. Il pomodoro e ci metto un basilico. Sì, vabbè. Sì, è verde, capito? È diventato le ricette di Mengacci. Che cazzo è? Questo giorno a tavola. C'è ancora vivo, forse è morto. Ma sì, no, è vivo. Quello è l'olio d'oliva. Se lo tiene lubrificato. Andiamo a vedere se Mengacci è vivo. Forse sapere cosa. Mi canti un pezzo in napoletano? No, perché se lui cantava in inglese ti chiedeva l'italiano. Se canti in italiano ti chiede il napoletano. Ma se canti in napoletano ti chiede l'italiano. Sì, ma calmati Morgan, che neanche la telecamera ti segue. Non è The Voice of Naples. Boh, minchia, io mi immagino già tutti i napoletani sotto rompere il cazzo a Morgan. Ma sei razzista, cosa c'hai con te napoletani? Perché non hanno il minimo senso di autoironia. No, assolutamente. O gli dici che Napoli è bella, o Vesuvio, che o che siete speciali. Se no, hai detto giusto. Sono speciali. Ma siete tutti speciali, siete allora, speciali. D'ora in poi i napoletani sono tutti speciali. Oh, i nostri amici speciali. Ecco, soprattutto chi? Soprattutto Raffaele. Ciao Raffaele, sono coglione. Ma non è napoletana? Non sei, no, ti blocco subito. Strunz. No, io voglio sentire un pezzo napoletano. Napoletana? Lo posso fare a cappella? No, da compagnia. No, da compagnia. No, da compagnia io con pianoforte. Che cazzo che decidi tu? Sono boss per niente. Che sta a fare? Sta facendo a cappella. Ma tu fai quello che dico io. Ormai sei mio, di proprietà. Ti ha marchiato a fuoco con la N del Napoli, che era la stessa da N del Nautilus. E adesso fai quello che dice lui. Ma a ballare quando erano giovani? Sì. Ma sai cosa è successo a Cruciani? Che i napoletani chiamavano i napoletani perché ha detto tipo una minima su Napoli e tutti ti ammazzo figlio di puttana. Ma perché non ha detto che sono speciali? Doveva dire che sono speciali i napoletani, vai. Pianoforte. Vai, accompagni questo pianoforte, a terra. Cosa vuoi cantare? Il solito teatrino. Mi sta trovando, vai avanti. Siamo il solito teatrino. Mamma mia, ragazzi. Un soldato innamorato. Un soldato innamorato. E io invece fai la femmina. Ma la femmina. Boh, la sa, è buttata dentro anche lui. Gigi non la sa, la so io. No, ma la femmina non la sa. L'uomo. Gigi adesso accompagna il pianoforte Morgan che canta ma la femmina. No. E lui non fa un cazzo? Fai i cori. Ok, vedi. Non la sa! Cosa succede? Adesso basta! Ma cosa sta succedendo? Beh, Royal Rumble, cos'è? Dov'è Nicola? Tu la sai? Ma che ne so? Ma lo sta rapendo, lo sta rapendo! No, ho detto no, basta, lui lo fa con tutti. L'altro prende la chitarra, adesso vieni con me e basta. L'ha rapito. Sequestro di... Ma cos'è? No, raga! Gigi non... Due pechini imbarazzati. Sì, non sapevo cosa sta succedendo. Una cosa, basta! Ma perché stanno facendo loro? Guarda la me. Ride, coglione. Non so come fare. Tu sei una cosa grande. Ma per me. Ma me. No, peace. Una cosa, casi tu va con lui. Ah, sta facendo freestyle. Non funziona mai. Cioè, sembra allenato zero, eh? Bravo, bravo. Vabbè, è diventato Corelli in un attimo. Grandissimo. Ma dove cazzo siamo arrivati? Ma perché? Cos'è sta mattina? Raga, è tutto perfetto. Guarda Gigi quanto ride. Raga, ma se lo sapevo non venivo, diceva sto Cristiano qua. Mi mettete anche in imbarazzo comunque. Mi sei tirato fuori, no, è lì che voleva scomparire. Quello sapeva già dall'inizio, l'ho detto Napoli. No. Raga, cosa cazzo è successo? Adesso c'è la Lamborghini, se va a chiamare a fare. Ma ti prego, mamma mia, ma magari. Guardalo, eh. Stand innovation. Questa si è commossa, la signora del pubblico. Si è commossa. Gli hai toccato il cuore, Gigi. Come in un sogno. Sì. Dimmi Elettra. Dimmi Elettra. Dimmi Elettra. Subliminari messaggi sopra, eh. Comunque complimenti se sono due la tua mani, eh. Niente da dire, io vorrei ma non posso, vai. Elettra, Elettra, Simo, dimmi. Scegli? Una donna. Un cavaliere. Brava, punta sul romanticismo. Guarda che questa, te lo ripeto da tre volte, lei dice sempre non scegliere l'ovvio. Ma guarda che l'idea di non scegliere l'ovvio è una bellissima ho idea. Ho scelto il rame perché l'oro era banale. Tra l'altro assomiglia un sacco a mia sorella di faccia. Ancora Lamborghini. Questa storia. Ma però perché prima non l'hai registrata, Gigi. Quindi per loro è nuova sta cosa. Questa pressione. Morgan. Morgan, mica. Ma no, sentila. Ti seguo tantissimo e amo te. Allora, se mi ami, seguimi. Sei qua come tutti i napoletani che dite le parole d'amore e poi ci abbandonate. Poi l'amore non lo sapete. Non lo sapete che è morto nel 2006, nel 98. Ah, scusa. Elettra!
cosa. Gigi, per me è tutto. È il tutto. Il quantum. Non lo so. Che cazzo dici? Non fare il napoletanetto in televisione. Una volta sei in televisione, dovete sempre fare. Se no, facevate Viva Napoli, la Rete 4 e basta. C'è Viva Napoli, mi sa? Sì. Te lo guardi tu? Sì, tu e tua madre lo guardate. Mamma sì. È calabrese. Scegli Elettra, non scegliere la cosa più scontata. Ma come cazzo si è messo? Io scelgo le mie radici, signor. È Jesus. Signor, io scelgo le mie radici. È perché il... Scelgo le mie radici. Signore Elettra. Ma come cazzo si muove questo qua? Ma sì, infatti guarda. Mi sa che quello lì non è l'amico, è il fidanzato. Comunque guarda, andiamo. Guarda, morto. Comoda. Strano, di solito sei sempre così composta. Comunque, forse è venuto da me, ma avendo sempre Gigi nel cuore. Non sarebbe successo niente. Non si può estirpare. Non si può estirpare questo cancro. Problema di Gigi nel cuore. Cosa? Prossimo mio. Ma io ti sento che veramente. Ma perché ogni tanto sembra albanese quando parla? Polacca. Prossimo mio. Quanto spendi tu per grigliato? Allora abbiamo i napoletani contro i calabresi, i siciliani e mo pure i polacchi. Guarda, i polacchi non ci voglio avere un cazzo a che fare. Quanto con i polacchi. Spendi tu di grigliato? Io spendo 30 euro al massimo a testa? In 5 persone. No, in 5? Io ne spendo 50. È come possibile di più? Solo di ketchup. Andiamo avanti. È vero che siamo super social. Super sonici. È stato vero che non ce ne frega un cazzo. Sì. Ecco, esatto. Schippiamo, raga. Vai. Pechegno balla. Oh, il mio pezzo preferito. In modo latino come vuoi tu. Sì? Altrove di Morga. Ah, ho capito. Sentire Elettra che canta Altrove di Morga. Non vedo l'ora. Io invece voglio vedere Gue che stecca su Non dirmi mai. Può diventare virale cantare. Sì. Cos'è? Cosa fai, bitches? Buon lavoro, se è andato. Un testo complesso. Mannaggia cazzo. Aspetta, io lo conosco lui, amico tuo, lo conosco. Sì, che lo so che lo conosci. Lo so che lo conosci. Io sono Cosimo De Leo, in arte. Non lo conosco. Vivo a Fuerteventura da circa 8 anni. Non è che lo conosci, è che siete tutti uguali voi hipster di merda. Ho un contatto di lavoro come cantante. Diciamo che adesso è diventata la mia, non la seconda casa. Non ce ne frega un cazzo, Cocco, ti voglio un botto bene. Cocco di mamma, te credo. Sono ritrovato a 40 anni con i baffetti da hipster, è brutto, bello, infatti, com'è forte il culo lui. Sì, sentiamo quanto fa schifo. Vai. È più bravo di quello originale. Hai capito? Poi la canzone non porta a piangere questa canzone. Beh, la mamma piange. Spacca sta canzone. Guarda, oh no, è forte, oh. Fa il cantante di lavoro. È bravissimo. Forte in culo. Te avevi detto che rappasse? Carnella! Come non mi sconfiggerà? Però? C'è stato solo Gigi! Ciao! Ciao Gigi! Come ti chiami? Ciao a tutti! Ciao! Sono Coco! Bravo, bravo, dico, mamma! Sono delle cose che secondo me devono stare al loro posto. Tipo? Grefgold! Che eri già un cantante, ma non era, come dirti, il mio... Tuo target! La di te, Però se non esci dalla tua zona di comfort, minchia! Sei girato solo tu, Gigi! Mi sono girato solo perché... Io avrei detto anche Morgan, sai, cioè comunque la spacca. Guarda, tipo. Io sono contento perché non mi ha già appiccicato con nessuno. Sono contento per voi, che non mi appiccico con te. Cheerleader? Sì. Cheerleader, cheeseleader. Quelle che sono di formaggio. Sì. Ma chi se ne fotte? Dove mi sono classificata? L'hanno cacciata questa, spero, sì. Cosa mi è mancato? Gli schiaffi da piccola. No! Chiedo, ma magari, poi ipotesi. Ci sono stati dei momenti che non ce ne frega un cazzo. Sì. Come questi. Ho pensato di mollare, mai. Cazzo, peccato. Magari mollavi E ti liberava quell'intestino. Dai. Mannaggia il cazzo. Su. Dai. Cosa c'hai gli orecchie? Vestita così. Mandrilla. Vestita. Hai visto la spilletta qua? Sì. Love, love, love. Love, love, love. Questo si vuole girare già. Per me no. Le faccette di Elettra sono bellissime. Cosa fa? La tiene in mano? No, sì. Dopo fa anche la torre di Pisa. Chissà perché non si gira nessuno neanche stavolta. No, guarda, sei bravissima, ma non... Ma il mio non è. Il mio è un consiglio, non è un no. Un no. Il mio è il consiglio di smettere.
Morgan vuole morire? No, sono i debiti. Cazzo, io adesso come faccio pago? Secondo me Morgan vorrebbe mettere, no? Il pulsante e scartavetrarsi la faccia così, boom, e spaccarsi il cranio. Il pulsante con uno spuntone arrugginito. Esatto, quando sente sta roba. E poi sei bravissima, non sì, è sì, ma no. Il mio no, è il mio, allora, il nostro no. Non è un no, è un consiglio a smettere. Ma per sempre proprio. Te l'ho scartata una volta. Questa è la seconda, non canti neanche napoletano, dove cazzo vuoi andare? Ma c'ha love, love, love qua. Love, love, love. Madonna Morgan, che occhiaie. Ha un'autonomia di 62 ore, Morgan. Vai! Vai, pechegno. Sucate! Sucate! Cosa ne vuole far fare? Secondo, ma... secondo me ha detto magari è fregna. Ah, beh, sì. Come ti chiami? Chi sei? Da dove vieni? Cosa fai? Tutto a me devi dire subito. Sono Michela, ho 25 anni, sono calabrese, precisamente di Reggio Calabria. Ma grande Reggio Calabria. Chi se ne fotte? Reggio Calabria, campanilismo, vai. Campanilismo. Calabrilismo. E non c'è per un cazzo. Sì, nei giovani. Come ti sei? Come giovani? Merda. Sto cercando di costruire il mio team pensando alla vittoria, pensando prima di tutto alla musica, però poi anche alla vittoria, avere una finalità e una voce femminile del tuo calibro. Sì, calibro 9 Malandrino. Stai zitta, sta parlando il giudice. Io le mamme ti fanno sempre fare figure di merda. Grazie ai giudici, anche l'ultima volta in... Ma sai mia mamma quando facevo jiu-jitsu da piccolino cosa che figure di merda mi ha fatto fare col maestro? Finalmente che arrivava ci è andato in un chat. Ah sì sì sì, perfetto. Ma dai, che poi io voglio raccontare, la gente vuole sapere. Se ne frega. Allora, praticamente ci ha dato in un chat. Barlo, facciamo una bella cosa, la raccontiamo a fine video. Finisce la puntata e la raccontiamo. Poi non me lo fai dire come al solito. Te lo giuro. Come sempre non mi fai raccontare le mie cose. E l'esame di terza media, i Sex Pistols e la cosa di jiu-jitsu. Vai! Ti giri solo tu, no? Magari a lui gliene frega niente di... Neanche a noi, skippa. Sì! No, lo so. Sì, sì, anch'io lo so. Ti seguo. Ti seguo. Sono molto contenta anche perché... è una sfida per me stare su questo palco stasera. Yeah. Non c'è anche per noi è una sfida, non skippare. È la sfida che perdiamo puntualmente. purtroppo siamo sfidati. Per te, chi è questo? Non ce ne frega un cazzo. Un fabulare. Sì, perché bravo. Ma ci sei già tu? Che King del rap. No, con le Marrakesh. Sì. Chi è? L'ultimo, vai. Non l'ultimo, il cantante, è l'ultimo. Nooo. Ah, si è fatto bello, è l'ultimo. Chi cazzo è questo? No. Neri Marco Re? Neri Marco Re che ha smesso di crederci? Con l'arecchino pure. Ma c'ha l'arecchino? Sì, no. E poi ha il setto naso distorto, non va bene. Perché Neri Marco Re ha fuso con Daniele Luttazzi. Pensavo Pantani. È così, se quando sei... Siamo per far questo, dai. La voce è napoletano. È uno strumento che costava di meno da comprare. Quindi voce... in Russia. Sì, lui è un lirico tenore. Liricista. Ah, ha fatto X Factor Russia qua. The Voice Russia ha fatto. Che non c'è più un cazzo. La voce di Russia. Hai finito di parlare? Dai, basta! È l'unico vestito da cristiano? Sì, ma è anche l'unico che non ha rotto il cazzo. Invece a me ha rotto già il cazzo. Così, te lo dico. Allora adesso lui canta, te voglio bene assai. Gigi se lo prende e i giochi sono finiti. Col pianoforte, attenzione. Si accompagna col pianoforte. David Bowie. Però, aspetta. Però lui forse David Bowie lo può portare perché è di quella generazione. Quella generazione post-Chernobyl, si vede? Post-atomica, sì. Zitto. Non skippare, eh? Vai tranquillo, papà, non skipperò. Too late. Cos'è? Too late. Però aspetta, fa il se lui è tenore può farli. Wow, oh, fermo, eh. Ah, la venturina. Come faccio a non girarmi? Come faccio a non girarmi? E a puntargli un ferro in faccia. Guarda, guarda, Gigi, guarda, guarda, troppo, guarda l'occhietto di Morgan. Col doppio taglio. È la Madonna, è diventato milanese? Mi assomiglia molto la Lamborghini. Sì, vocalmente intendeva, Vai. Scarrafuna, ha detto. Quanti sono? Uno? Spacca il tipo. Attenzione! Grande. È fortissimo. È Morgan qua, guarda gli occhi da pazzo. Sì, fa le faccette e ti insegnano a teatro. Eh sì, raga, guarda che roba, Madonna.
Bravo, 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 bravo. Pazzo. Questo ti mangia il fegato, no, con una banalissima bottiglia di Chianti. Con una banalissima. Banalissima. Quello da 3 euro. Guarda, non lo so scegliere. Guarda, ragazzo, va. Che è la buona vigna, va. Non lo so scegliere. Fegato il tuo. No, sa cantare, non lo so scegliere il video. Ma che dai, tu vuoi sapere tutto. Stavo facendo l'enologo. Se no. Certo, tu il vino ronco lo tieni dietro al pianoforte. Io sì, sono un tossico marcio. Che faccette. Perché chi fa la lirica l'insegnano a fare le faccette, la teatralità. Ma sì, ma infatti d'opera. Non li insegno a scegliere il vino. Quella è la cosa importante. È la grande pecca del teatro. Mi permetto di dirlo. Del teatro e dell'opera. Mi scusi. Piango. Anche lui. Caldo. Gli ha lanciato i denti in bocca con la fionda a caso. Però è un bel ragazzo. C'è la faccia, la classica faccia da pazzo che io amo. Cioè io questo lo vedo in giro. Ti piace la faccia da pazzo? O scappo o pazzo. Che la faccia da pazzo. Facci pazzo. Sei impazzito male. Sì, ti è salita. Entra bene. Bravo, bravissimo. Cosa stai facendo? Scusa. Chiamo Valerio. Valerio Sgarci. Ma che maglietta c'hai? Ma che maglietta c'hai, coglione? Ma va a cambiarti. No, ma ti stai adesso la campagna. Vuoi vedere che te la levo? Adesso la compagna, la compagna al piano, e guarda. E canta. Ha fottuto Gigi. Suca. Suca. Che maglietta c'hai? Vuoi vedere che te la levo? Coglione. Fa adesso, fa come ti te. Fa fare bimbi. Fa come te. Ha detto se tu lo porti e non sai che cazzo è, mi incazzo. Ma sì che fa come me, giusto? Mannaggia al cazzo, ha detto lui. No, non puoi farmi niente. No, non puoi farmi questo. Lui è fantastico. Lui se cade a Masmone Fair. È fatto per fare questo lui. Su Wall and Mar Ma. And a mommy's down and no. But a friend is the worst to be seen. Posso che non me ne frega un cazzo? Aspetta. Ma una volta che non me ne frega un cazzo a me. Questa dittatura di fada. Grazie. Mi stai spaccando lo cazzo. Puoi skippare, grazie. Puoi skippare, grazie. Puoi skippare. Asti. Non lo so più. Non lo sopporto. Hai fatto poche. Cioè, hai fatto ammutolire. Ancora parli, no, però. No, come no, mai? No, per come ti sei presentato. Vorrei divertire tutti, cioè, nel senso che tutti noi ci divertiremmo. Con esatto. Te perché sei versatile. Sai che ho paura che nessuno se lo vuole più fare perché c'ha 38 anni? Ah, quanti anni hai? Dice Luigi D'Alessio. 38. Ah, puoi andare con chiunque. Poi se vuoi uomo, ma cazzo me ne fotte a me. Vatti, vedi, io dove no. Ah, sono accusata la cosa. Forse il rap non lo so, No, no, rap sì. Se sei lirico sai respirare. Esatto, e poi c'hai la capacità di recitazione che sai è respirare, molto importante. Sai la dizione. Esatto. Sai stare su un palco. E allora non puoi fare rap. C'ha ragione Fada. Quando c'ha ragione Fada, c'ha ragione Fada. C'ha ragione Fada. Raga, hashtag c'ha ragione Fada. Sto giro. Dai, hashtag sto giro. Hashtag c'ha ragione. Hashtag Fada. No, il rap non è un problema. Schifo. Rifiuto, eh. Io l'ho sempre ascoltato il rap in vita mia. Ma infatti è una cazzata che ha detto Morgan. Sentiamo la controbattita. Vai. La controbattitura. Controbattitura, vai. Ho detto dei ritornelli, ho detto che farei. No, scherzo. No, tu sta proprio prima che cominci alla tornare a cagarmi la minchia. Dai, scherzo. No, dai, scherzo, zitto. Oh, sì, dai, se mi fai parlare. Sì, dai, scherzo, stai zitto. Questo problema di corsi con la gente. Quando è le medie, sai il compagno stronzo delle medie? Sì, ma l'ho sempre immaginato così. Non è quanto cambiato. Li vogliamo bene, esatto. Vai. Interessante che ha la possibilità di fare qualunque cosa. Veramente nel mio team non è che io ti obbligo a mettere la batteria elettronica. Gigi, io ti amo. Io ho un debole per la musica napoletana, quindi ti apprezzo come artista. Prima che mi spari. Anche perché la musica napoletana è la musica italiana del mondo, E non puoi dire un e sto giro. No, hashtag sto giro, hashtag c'ha ragione, hashtag Gigi D'Alessio. Allora, perché c'ha ragione, non puoi dire un cazzo. La faccia sua quando gli ha detto questa cosa. A chi? Che la non faccia ci sua? Tanto. Sì. Non può controbattere. Però non è convintissima di questa no, cosa. No, però in realtà è vero. Lo so, perché è la più conosciuta. E poi spacca. È il folk. Guarda che il folk per antonomasia italiano è napoletano. Vabbè, purtroppo. C'è anche quello. Guarda che i napoletani sono ovunque. Se tu vai al Polo Nord, gli eschimesi, entri nell'igloo, ci sta un napoletano caffettino.
bicchiere mock. Che fai? Oh, bevimo caffè. Ti senti a casa? Sì, un po' fredda, ma. Poletà, rap sessuale. Cosa? È veramente per me, io devo ringraziare. Sì, hai rotto il cazzo, me lo te lo dico. Ma quanto non me ne frega un cazzo. No, ha desaturato. Ha desaturato, raga. La tua vita di merda. È veramente per me, io devo ringraziare tutti. Perché... Sì. Ancora, quanto tempo prendi? Oh! Ha avuto uno scatto nervoso alla faccia di Morgan. Sì, sì, sì. Quello è il taglio, però. No. Poco più un bambino. Scegli me. Guarda, scegli me. Scegliere Morgan. Oh! Bravo. Guardalo! Guardalo! E sporco vicino si... bastardo che sai chi mi ricorda? Mi beppi sionista. Twin Peaks? Per Fargetta. Twin Peaks, hai mai visto? Sì. Il nano di Twin Peaks, quello della loggia è del... un Laprochine, non è un nano, è offensivo nano, è un Laprochine. No, è un nano satanico lui, è il nano satanico che tiene la loggia del... è un Laprochine, ti ripeto che nano è offensivo e satanico. Basta, è una religione. Ma così lo chiamano il nano? È una religione come le altre, il satanismo, va bene? C'è libertà di culto? No? Ti assicuro che è identico a questa foto, benissimo. Lo metterò anche con... E con questo piacere di Morgan, che lavorerà con un fantastico cantante, noi... Che piacere lavorare con te. Un piacere. Noi ci vediamo giovedì con la nuova puntata. No, giovedì non ci sono, c'ho palestra. Poi un altro giorno. Un altro giorno, poi vi facciamo sapere. Giovedì con la prossima puntata di The Voice, ricordatevi 15.000 like per poter droppare la prossima, se la volete vedere. Droppare. Droppa mamata. Ecco. E 15.000 lire che almeno mi compro le scarpe, no, le scarpe nuove. Con 15.000 lire il potere d'acquisto una volta era molto elevato. Ad esempio, potevi uscire, comprate le sigarette, le due birrette.